Martini, buongiorno! Guardate un po' qua che cosa abbiamo oggi. La limousine, la Royal, del Royal Limousine di Holly. Wow! Infatti c'è Holly a bordo e chi c'è alla guida? Guardiamo un po'. Tata Susina. Ma pensa te, quindi lei è anche l'autista di Holly. Mamma mia, che vita di lusso che fa questa fatina. Bello, sono proprio contenta di farvelo vedere e di presentarvelo insieme. Sentite anche voi questo rumore? Sta arrivando qualcuno. Una carrozza? La carrozza con la principessa Peppa. Ma allora c'è un incontro tra principesse. Buongiorno, principessa Peppa. Buongiorno. Cavalier George. Buongiorno. Ma cosa ci fate voi qua? Volevamo vedere la limousine di Holly. Ho capito, curiosoni. Va bene, ve la facciamo subito vedere. Scusate, potete parcheggiare la vostra carrozza un pochino più là? Ma sì, certo. Grazie mille. Facciamo vedere la limousine di Holly con Tata Susina. Eccola qua. Guardate, vieni Peppa, vieni Giorgio. Guardate qua che meraviglia. La limousine, poi addirittura proprio per farci capire che sono importanti hanno anche la corona, hanno messo la corona in cima sul muso della limousine. Ma che bella, che carina, ha uno stile un po' retro, mi piace tanto. Che ne dici Peppa, ti piace? Mi piace tantissimo, io non voglio più la mia carrozza, voglio anch'io una limousine. E per quello io non posso farci niente, devi chiedere a Re Pig. Va bene, questa sera glielo chiederò, insomma. Siamo nel 2017, non voglio andare in giro con una carrozza. E poi tu, Giorgio, vestito così. Ehi, ma io sono un cavaliere. Sì, sì, sei un cavaliere, ma... insomma, sei un po' ridicolo, diciamocelo. Dai, Peppa, non essere scortese. E soprattutto, non concentrare tutta l'attenzione su di te. Dobbiamo far vedere la macchina di Holly. Oh sì, è vero, scusa. Ecco, allora, secondo me questa macchina è decapotabile. Vogliamo vedere? Ehi, vi apriamo, eh? Oh, finalmente un po' di aria. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Tata Susina. Ma non avrei mai pensato che lei avesse la patente. Oh sì sì sì, certo che ce l'ho, devo accompagnare sempre in giro Holly, le sue amiche, insomma c'è un bel da fare. Mamma mia, Tata Susina, lei si merita un aumento di stipendio, si merita anche delle vacanze. Ma dai, ma cosa dici, che idee le fai venire? Insomma, Holly è l'insegnante, la tata, l'autista, quante cose fa per voi? Sì, effettivamente veramente tante. Comunque devo farti complimenti, Holly, hai proprio una bella macchina. Oh, grazie, piace tanto anche a me. Hai visto, viola, come la mia bacchetta. Ho visto, ho visto. Poi, guarda Tata Susina che ha anche la divisa d'autista. Ci picchia. Proprio bella, ma... ascolta, Holly, allora c'è Peppa che è un pochino invidiosa del fatto che tu hai una macchina e lei una carrozza. Non è che le fai fare un giro? Ma certo! Vieni, Peppa, sali pure, anche tu, George. Ah, che bello, sì, sì, sì. Dove vado? Davanti o dietro? Dove preferisci? Oh, beh, mi metto dietro con Holly. Dai, allora, siediti dietro con Holly. Oh, ci stai perfettamente. Tu, George, ti siedi davanti qua con Tata Susina. E andatevi a fare un bel giretto. Ve la devo chiudere la cappotta della macchina? Sì, dai, chiudila. Ok. Pronti? Si parte! Mamma mia, Tata Susina, ma è un po' spericolata la guida. Ma no, no, ma cosa dici, caro? Non sono per niente spericolata. Aiuto, aiuto. Ma che bello, è aperto anche qua dietro. Ehi, ciao Holly. Ciao, ciao. Andatevi a fare un bel giretto. Ciao a tutti, bambini. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao. Ciao, bambini, vi saluto anch'io. Thank you.